IVA e Brexit. Ha ancora senso incorporare una società in UK nel post-Brexit? Quali sono gli effetti ai fini IVA? Che cosa succederà per tutti gli UK sellers, cioè per tutte quelle società che vendono beni e che sono incorporate in UK? E quindi quali sono le domande che il tuo consulente dovrebbe farti prima di dirti ti apro una società nello UK senza se e senza ma? Vi ricordo che questo è il secondo video che analizza gli effetti del post-Brexit e il primo riguarda le imposte dirette, lo trovate all'interno del canale, trovate il link in descrizione. Il secondo, cioè questo, si occupa invece degli effetti ai fini IVA, VAT, Value Added Taxes. Quali sono perlomeno i 5 punti fondamentali che non puoi non sapere, che dovresti considerare immediatamente, sia se hai già aperto in UK, sia se vuoi aprire in UK e sia se sei uno EU seller, cioè se sei un venditore europeo che vendi beni nei confronti dei cittadini, dei residenti inglesi. Quindi se l'Inghilterra, con i suoi, se non mi sbaglio, 60 milioni di abitanti e 66 milioni di abitanti, è uno dei tuoi mercati di riferimento. Ok? Quali sono queste 5 cose fondamentali? Te le dico tra un secondo. E rieccoci, andiamo ad analizzare quali sono gli effetti di Brexit sull'IVA e perché vorresti porti queste domande prima di incorporare una società in UK e non quando ormai è troppo tardi. Attenzione, è già molto molto tardi, tutte le cose che ti dirò saranno in vigore dal 1 gennaio 2021, quindi alcune di queste domande presuppongono, le risposte che darò a queste domande presuppongono che tu ti muova immediatamente, ok? Nel post-Brexit, che tendenzialmente in seguito a quella che probabilmente sarà un hard Brexit, vi spiegherà i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2021. Ci siamo, ok? Partiamo con la prima domanda. La prima domanda è: hai bisogno di un ulteriore numero di partita IVA, di un'ulteriore identificazione ai fini IVA? Mi spiego. Ragioniamo su UK sellers, cioè venditori incorporati UK, e sellers europei, cioè venditori europei che vendono nei confronti del Regno Unito. Ebbene, gli UK sellers, cioè i venditori che hanno una società in UK, che vendono tramite una società in UK, perdono immediatamente, a partire dal 1 gennaio, le cosiddette threshold, cioè le soglie per la vendita a distanza se vi occupate di e-commerce indiretto, di dropshipping per esempio, ok? È vero, attenzione, l'ho spiegato in un video precedente, che in realtà queste soglie non ci saranno più praticamente per nessuno, ma a partire dal 1 luglio 2021, e poi dobbiamo capire il Covid come influenzerà la tempistica dell'entrata in vigore di questa direttiva, ma per le UK sellers in realtà questi threshold si perdono già a partire dal 1 gennaio 2021, per cui se tu sei una società UK che vende beni nei confronti dell'Unione Europea, e allora dovresti identificarti ai fini IVA in ciascun paese in cui vendi, non ci saranno più la possibilità di applicare quei threshold, quelle soglie, evidentemente dal 1 gennaio al 1 luglio del 2021, perché poi le perderanno tutti quanti gli altri. Se non lo fai, rischi delle multe da sballo. Se invece sei un venditore europeo, cioè se da un paese dell'Unione Europea vieni nel Regno Unito, e allora quello che devi sapere è che obiettivamente dal 1 gennaio 2021 anche tu perderai la soglia UK, che attualmente è di 70.000 sterline. Quindi anche se vendi valori a distanza tramite e-commerce indiretto, di vendita a distanza, se vendi un fatturato inferiore ai 70.000 GBP, alle 70.000 sterline, dovrai aprire un numero di partita IVA all'interno del Regno Unito. Numero 2, si rischiano multe se non si elegge un rappresentante fiscale? Mi spiego. Se sei un, anche qui la solita dicotomia, la solita distinzione, se tu sei un venditore UK, perlomeno in 17 degli attuali 27 paesi aderenti all'Unione Europea, sarai obbligato a, se vuoi vendere in quel paese, ad eleggere un rappresentante fiscale. Un rappresentante fiscale è una cosa leggermente diversa rispetto all'identificazione ai fini IVA, cioè devi sì aprirti un numero di partita IVA, ma non lo puoi fare direttamente, lo devi fare tramite, diciamo, un commercialista, un rappresentante, una figura che ti dà una mano ad aprire questa partita IVA nel paese in cui stai vendendo. In 17 dei 27 paesi è obbligatorio, negli altri 10 puoi invece fare l'identificazione ai fini IVA. La differenza è che c'è una maggiore responsabilità, o meglio, che chi ti fa da rappresentante fiscale è solitamente responsabile
dell'imposta e quindi tendenzialmente è un servizio che costa un po' di più rispetto all'identificazione diretta, volendo dare un effetto concreto all'elezione, l'eleggibilità, si dice, del rappresentante fiscale. Viceversa, i venditori europei che vendono in UK non saranno costretti ad avere un rappresentante fiscale, questo perché evidentemente gli UK non sono così stupidi da appesantire ulteriormente problematiche già come dire considerevoli e che stiamo esaminando in questo video. Domanda numero 3: ci saranno delle sorprese ai fini IVA per i tuoi clienti? Ebbene, la risposta evidentemente è probabilmente sì, nella misura in cui ci sarà l'IVA all'importazione, IVA all'importazione che verrà pagata, che si verrà applicata sia in caso di UK sellers, di venditore UK, di società UK che fa dropshipping, e-commerce indiretto, nel momento in cui i beni entrano in Europa, evidentemente si paga l'IVA all'importazione, viceversa anche se sei un venditore europeo che vende in UK, nel momento in cui i beni entrano anche al di sotto della soglia delle 135 sterline, che sarebbero i nostri 150 euro, si applicherà l'IVA all'importazione in UK e quindi verrà gestito tramite UK VAT return, eccetera eccetera. Facciamo attenzione: quello che potrebbe convenire agli UK sellers, ai venditori UK, è quello di spostare la merce, se hanno uno stock in UK, di spostarla in uno dei paesi dell'Unione Europea dove si applica magari un VAT deferral scheme. Prima di tutto bisogna modificare gli Incoterms, poi bisogna eleggersi come importer of records e quindi poi bisogna cercare di capire quale dei paesi dell'Unione Europea che applicano questi schemi di differimento dell'imposta, o tradotto letterale VAT deferral scheme, può tornare al caso nostro per evitare problemi di cash flow. Domanda numero 4, o meglio, diciamo particolarità numero 4, facciamo attenzione ad Amazon. Chi utilizza il servizio di Amazon FBA potrebbe trovarsi in troubles, in problemi, cioè potrebbe vedersi bloccata tutta quanta la giostra. Per evitare quindi di avere problematiche con Amazon, il mio consiglio è quello di spostare, se ce n'è uno evidentemente, il magazzino da UK a uno dei paesi dell'Unione Europea dove si trovano i fulfillment, i centri di logistica di Amazon, e quindi leggo sono Francia, Spagna, Germania, Italia, Polonia e Repubblica Ceca allo stato attuale. Ok, quindi queste sono più che altro un consiglio pratico, perché ci potrebbe volere anche un mesetto per completare questo processo. In più avresti bisogno di un cosiddetto EORI, che praticamente è una cosa che ti serve ai fini delle dogane. Non me ne volere se non te lo spiego in questo video, magari facciamo un video apposito dove andiamo a parlare appunto di dogane e ha più senso. Se invece sei un venditore europeo che vendi nei confronti della UK, in realtà il tuo magazzino è in Europa, quindi quello che succederà fondamentalmente, come ti dicevo prima, è che non si applicano più i threshold, dovrai avere un numero di partita IVA UK e pagherai l'IVA all'importazione quando il bene dall'Europa entra in UK. Ok, la quinta e ultima cosa, in realtà importantissima da prendere in considerazione, in realtà riguarda il commercio elettronico diretto. Quindi se fino adesso abbiamo parlato di commercio elettronico indiretto, cioè chi vende beni, goods, qui invece adesso andiamo a parlare tendenzialmente degli info marketers, degli info sellers, quelli che vendono corsi, video, infoprodotti, eccetera eccetera. Ebbene, gli UK sellers, quindi i venditori di infoprodotti tramite una società UK, non potranno più iscriversi al MOS, il Minimum Stop Shop, e cioè il sistema dell'agenzia delle entrate che ti permette, inglese piuttosto che insomma di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, che ti permette di gestire l'IVA in ciascuno dei 27 paesi dell'Unione Europea senza doverti identificare in ciascuno di essi. Se hai una UK company questa cosa non lo potrai fare più, ma dovrai prima identificarti in un paese dell'Unione Europea dove invece questa cosa è possibile, quindi una seccatura in più, una lungaggine in più, quindi un altro effetto senz'altro negativo della Brexit ai fini IVA. Mentre per quanto riguarda gli US sellers, cioè i venditori che dall'Europa vendono, coloro che hanno società europee che vendono in UK, anche qui diciamo il discorso di prima, evidentemente loro potranno accedere al MOS anche in questo caso, ma per vendere in UK, a parte che threshold comunque non ce ne saranno più dal 1 luglio 2021, dovranno avere un numero di partita IVA UK. E poi ci sono tutta un'altra serie di problematiche in termini di custom, in termini di dogane, magari come dicevo prima ne parliamo in un secondo video. Ok, quindi prima di incorporare una società in UK,
a parte di riguardarti i miei due video sull'argomento, facciamo attenzione alle implicazioni del post-Brexit. Non abbiamo la sfera di cristallo, nessuno sa quello che potrà succedere effettivamente. Chiaramente le cose che ti ho detto in questo video però si applicano al 100%, quindi queste già sono già norme praticamente in vigore, quindi bisogna fare particolarmente attenzione. Quindi prima di incorporare una società in UK, pensiamoci due volte e passiamo da un consulente competente, non l'apriamo a caso. Io sono Luca Taglialatera, questo è il canale di Tax Planning Internazionale. Se ti è piaciuto il contenuto di questo video, clicca like qui sotto, iscriviti al canale, accendi le notifiche per rimanere sempre connesso. Noi ci rivediamo nel prossimo video.